Io sono un po' esigente, ma sempre bisogna andare un po' oltre. E allora, questo rituale pagano, portiamolo alle estreme conseguenze. Facciamo questo atto di penitenza, questo atto di contrizione, questo atto quasi di autoflagellazione, visto che siamo anche in zona pascolare, perché no? E allora, inginocchiamoci, fratelli, sorelle, inginocchiamoci. Perché se no il concerto non va? Tutti, anche chi è la transenna, nessuno escluso. Nessuno escluso. Ragazzi, no, non ci siamo anche, è una cosa seria. Stiamo per stabilire un nuovo Guinness. Facciamo, siamo in competizione con tutte le chiese alternative del mondo. In quale altra chiesa? In quale altra basilica? Questa è la basilica del rock stasera, ma voglio dire, quale altra basilica del mondo così tanta gente sta in ginocchio? Stavo scherzando, si fa competizione alla Mecca qui. Vai su, vai su, ma è magnuda, vai su. Ora per favore, per favore, per favore. Inginocchiatevi alle Zeppelin. No, allora non ci siamo. Bisogna veramente tutti vivere questa esperienza, perché è importante, vi assicuro che poi la racconterete anche ai vostri nipoti. Direte: quel giorno che andai al concerto di Litfiba, che ero piena di preoccupazioni, che avevo un sacco di nuvole nella testa, avevo un sacco di pensieri storti. Giù! Capellone, vai giù. Ero piena di pensieracci, anche pan del diavolo, guarda, c'è anche la maglietta dei panni qui. E allora quella sera poi, durante il diavolo, Chiaro disse: mettiamoci tutti in ginocchio, fratelli, sorelle, ma giù nella platea, ma anche su sugli spalti. Ma anche sugli spalti, vi vedo, siete seduti, cazzo! Ah, siete inginocchiati, ok, sono cercato, vedi? C'aveva ragione il prete, sono cercato.